Ma hai subito anche tu il terremoto? Hai sentito il terremoto? Sì, c'è stato, vabbè, a parte il famoso terremoto di 1915, la nostra zona è sempre stata molto a rischio e quindi ne ho vissuti alcuni molto Brutti. traumatici, sì. Sì, lo so perché anch'io ho avuto un terremoto da me e solo chi ha avuto il terremoto può capire cosa significa, Sì, vero? una volta l'ho vissuto anche da solo quando ero a casa ed è stata la prima volta che l'ho percepito a pieno e è stato molto toccante, cioè una sensazione bruttissima che non avrò nessuno. Tu cosa fai? Scrivi le tue canzoni? No. Sì, ho scritto il mio primo inedito. Io canto da 6 anni e ho sempre cantato cover perché non mi sentivo pronta a scrivere qualcosa di mio, però alla fine partecipando ad un progetto dell'Accademia Spettacolo Italia che si Sì. trova a Roma e ho iniziato a partecipare da un anno e hanno fatto un progetto dove si scrivevano delle canzoni e io allora ho provato e ho scritto questo inedito, purtroppo Allora, io non non ho la chiamarlo base. inedito, chiamalo canzone. Questa canzone, ho scritto questa Purtroppo non canzone. hai una base. E quindi No. come facciamo? Tu suoni strumenti? Sì, suono il pianoforte. Ma tu sei in grado di accompagnarti al piano con questa Sì, l'ho canzone? scritta, l'ho composta al pianoforte. L'hai composto il piano, Sì. benissimo. Quanto tempo rimani a Sanremo? Rimango fino a domenica, domenica ripartiamo domenica mattina. Ok, allora, come facciamo? E allora come fai a fargli ascoltare questa canzone? Ho anche un altro inedito, però non è scritto da me, me l'hanno appunto, mi hanno cucito questo vestito e me l'hanno dato indosso, ma sinceramente se devo dirla tutta non mi rispecchio molto in questo inedito, in questa canzone, e se vuole ascoltarla io gliela faccio ascoltare, però. Sì, allora, ma come me la fai ascoltare? A voce, a cappella? No, 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 io voglio il tuo. Se tu non sei convinto, io voglio il tuo. Ok, non ho la base purtroppo, però. Puoi farmi ascoltare un po' così, a cappella, della tua canzone? Sì. Io te, sdraiati ad occhi chiusi, pensieri illusi, credevo fosse il paradiso, ma il mio unico sorriso eri tu. Cerco il tuo viso, ma so che ci sei. In fondo siamo niente rispetto all'universo. Un niente un po' confuso, un niente imperfetto. In fondo siamo niente rispetto all'universo. Un niente un po' confuso. Niente più imperfetto siamo noi. Allora, ti faccio una proposta. Da quello che ho capito tu non hai paura a suonare il piano, giusto? No. Beh. Allora, non stasera, ma al limite domani sera, vieni su e ti accompagno con questa canzone, ok? Poi tu, la conosci la canzone di Laura? Sì. Saresti in grado di accompagnarla al piano perché lei c'ha il blocco, non riesce a suonarlo. Eh sì, è un problema che sto cercando di risolvere. Io in realtà ho ascoltato solo la base con tutti i suoni, Sì. cioè la base così, quindi dovrei ricavarne gli accordi, almeno la melodia. Ma tu riesci a ricavarla la melodia? Sembra di parlare con un maestro di orchestra di 80 anni, c'ha 13 anni, 13 anni. Sì. C'ha 13 anni. Allora, tu riesci a ricavare, anzi, lei maestro, riesce a ricavare la melodia dagli accordi? Ci potrei provare, però non lo so. Va bene. Un po' Allora, vuole due difficile. giorni di tempo e ci vediamo venerdì? Va bene. Eh? Facciamo Ok. venerdì, così lei maestro, due giorni di tempo per preparare la canzone di Laura o convincere lei a cantare, Va a bene. suonarla? Se, le, Ok, se, la, se le, le sta un po' accanto questa ragazzina. ok. Sì, l'inedito che le ha fatto ascoltare Sì, prima. Ok. quello lì. Va bene. Va bene? Sì. Ok, quindi venerdì sera porterò sia il mio inedito al piano e accompagnerò Laura. Perfetto. Perfetto. Oppure convinci lei a suonarlo da sola. Ok.
quindi è tutto in mano tua adesso, eh? Perfetto. Tu diventi il produttore di Laura, produttore artistico, va bene? Va bene. Ok, ciao. Ciao, grazie mille.